Una sala cinema è stata inaugurata nel reparto di pediatria dell'ospedale di Miccoli di Berletta, donata dai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle grazie ai fondi derivanti dal taglio dei loro stipendi per allietare le ore dei piccoli ricoverati nel reparto. I consiglieri regionali qualche settimana fa hanno consegnato simbolicamente ai pugliesi un nuovo maxi assegno da oltre 217.000 euro grazie ai tagli effettuati nei primi 12 mesi di mandato, con cui dotare i reparti pediatrici di ospedali e strutture sanitarie pugliesi di sale cinema, TV e apparecchiature mediche. Questo è un progetto che nasce grazie alle restituzioni degli 8 consiglieri regionali, a cui si è aggiunta anche la restituzione fatta dall'ex consigliera Viviana Guarini, che ha restituito quindi parte del suo stipendio, e sono 217.000 euro che sono stati restituiti da 8 consiglieri in un anno. E tra i tanti progetti c'è anche questa della sala cinema, che è stata decisa dai cittadini. Noi abbiamo detto qual era la somma a disposizione. E poi è stato il progetto più votato e quindi sono state donate queste sale cinema nei vari reparti pediatrici in tutta la Puglia. Allora, ringrazio il Movimento 5 Stelle per aver aderito a allietare il reparto della pediatria del presidio ospedaliero di Barletta di un televisore con anche delle sedie per poter permettere ai bambini di vedere una serie di film a loro cari che serviranno a distoglierli da quelle piccole procedure noiose e invasive che purtroppo in ogni ospedale vengono fatte. Oltre a questo televisore c'è stato anche il contributo di una serie di film adatti alla pediatria. E ci proponiamo di presentare ogni giorno, oppure quando è possibile, un film diverso con la programmazione nota a tutti quanti. La politica è servizio, la politica è prendersi cura degli interessi della comunità e in questo caso specifico gli interessi della comunità sono rappresentati dall'esigenza di migliorare la qualità della vita all'interno di una struttura ospedaliera. E questo obiettivo è tanto più nobile perché viene perseguito a proposito di bambini che sono tra le fasce più fragili e più bisognose di quelli che hanno bisogno appunto della struttura ospedaliera, e questo quindi credo che riconcili un po' tutti con il senso più alto del servizio che è appunto la politica.